Salve a tutti, ecco a voi un'altra partita tratta dal torneo Tata Steel di Weekend Z. E in questo video vedremo un altro dei protagonisti del torneo, il campione del mondo Magnus Carsen. Alle prese un'altra volta era già capitato l'anno scorso con la campionessa del mondo U fan, la cinesina molto, molto capace e brava. Stavolta ne esce una partita che si protrae fino a finale inoltrato, eh, ma non sarà priva di colpi di scena. Ok, quindi, vediamo un po' cosa è successo. Questa partita Magnus Carlsen gioca con il bianco e Hui Fan con il nero. Si inizia ehm, con e4 e 5 Caval f3 e cavallo f6. La cosiddetta difesa russa. Entrambi i giocatori si focalizzano sul poter catturare questo pedone. Eh, questo tipo di difesa basa i suoi giochi sull'apertura rapida della colonna e. Con possibili inchiodature dei cavalli sui rispettivi re quindi c'è da stare un pochino attenti ok quindi si va per la principale viene preso effettivamente questo pedone ora prima di ricatturare importante va scacciato il cavallo in modo da trovare qualche difesa all'inchiodatura eh, del cavallo nero infatti il cavallo si ritira eh, il cavallo per e 4 ora anche se il bianco prova a inchiodare il cavallo sul re, non ci sono problemi perché il nero riesce ad esempio a far porre la donna, e il cavallo può ehm, galoppare via nuovamente libero e felice. Ok, si va con l'attacco Nimzovic. Quindi il bianco eh, porta fuori questo cavallo in modo da attaccare il pezzo più sviluppato del nero. Chiaro che qui, una ritirata lascerebbe il bianco in netto vantaggio materiale anche difendere il cavallo non è così opportuno quindi il nero cambia e D per C ok il bianco quindi non ha ottenuto un netto vantaggio posizionale però ora potrà sviluppare molto velocemente questi alfieri al prezzo di questa piccola impedonatura non è quindi un grosso problema almeno meno apertura un'apertura meglio poter sviluppare in fretta piuttosto che stare a guardare il capello nelle strutture pedonali ok alfiere 7 lo si prepara eventualmente a arroccare Carlsen <coughs> alfiere E3 primo sintomo piuttosto che sviluppare alfiere campo caro viene sviluppato quello campo scuro e quindi probabile che si preannunci un arrocco lungo ecco perché cavallo C6 lui fa sviluppa, sviluppo comincia a sviluppare il lato di donna donna di 2 ancora maggior conferma del possibile arrocco lungo e qui eh, di fatti Wifan segue un po' le orme di Carlson. vuole probabilmente evitare arrocchi eterogenei che in una situazione del genere probabilmente creerebbe una partita troppo offensiva magari decide quindi saggiamente che è meglio andarci con i piedi di prombo, piombo e provare a arroccare lungo l'alternativa di dove sviluppare questa Alfiere poteva essere magari in G4 una posizione forse più um, attiva Magari minaccia anche il cambio su questo cavallo in pedonatura. Qui, però, effettivamente il bianco se ne può fregare. Ora, o quest'alfiere perde ancora tempi, oppure si cambia sul cavallo, crea l'impedonatura. Pedoni isolati, ma eh, questo non è un problema. Innanzitutto, si rende praticamente impossibile dal rocco corto, perché poi eh, il bianco avrebbe un'autostrada diritta verso il re. Quindi, magari sempre provare al rocco lungo. E eh, alla fine della fiera, però, il bianco ha un certo vantaggio di sviluppo. Ora potrà piazzare immediatamente questo cavallo, eh, questa alfiera, in modo che sia molto fastidioso, che compensi in qualche modo eh, l'isolamento di questi pedoni. Tra l'altro, non, non sono neanche particolarmente facili da attaccare, almeno per il momento. Ok, quindi l'alfiere viene sviluppato in modo più conservativo. In e quindi arrocco lungo come previsto, eh, carze, porta il re in attacco. Questo pedone è lasciato in presa, ma è avvelenato, ne eh, perderebbe l'alfiere se lo cattura perché verrebbe intrappolato subito con la spinta B3. Quindi, donna D7 anche Uyfan prova l'arrocco lungo B3 da una via di fuga al re che si troverebbe ben al sicuro dietro questa struttura di pedoni. La F6 attacca in qualche modo questa diagonale. Ma non ci sono problemi, però il pedone c 3 è sufficientemente difeso. Ok. E ora la comincia a espandersi sul lato dove non ha arroccato, giustamente con H3 blocca sia possibile, attività del campo chiaro, che favorisce eventuali successive spinte. Arrocco lungo quindi arrocchi non eterogenei. E G4. Ok, calza ha già cominciato a guadagnare spazio sulla dire eh, per prima cosa bisognerebbe evitare questa spinta per cui viene naturale giocare a 6 qui in modo che eh, questa batteria in qualche modo sia compensata un po come la batteria opposta del nero ora allora, il g 2 sviluppato l'ultimo pezzo con attacchi pericolosi verso il re avversario Ok, re B8 re si sposta, comincia a difendere a 7 semmai sia necessario per sbloccare questo cavallo, e ora un altro punto tematico della partita: l'unica colonna aperta è la colonna E, quindi ci sarà un certo, eh, un certo numero di manovre atte a conquistare questa colonna del tempo giocatore torre H1 quindi torre H8, portare quindi torri su colonna aperta è questo principio strategico fondamentale. Ora sembra che Carsen abbia un certo vantaggio, perché dopo ehm, Rebbi 2, che in qualche modo toglie la donna da dover difendere il pedone e questa A6 che ehm, probabilmente come unico scopo ha quello di poter creare questo passaggio per il cavallo verso l'attacco, cosa che però non sarà eh, utilizzata da Wifan visto eh, i problemi che si creano sulla colonna E ok Torre 2 Carlsen si prepara a raddoppiare quindi aumentare la pressione sulla colonna aperta, donne 7. Ok, qui un attimo di riflessione perché mm, il problema è che se il nero vuole contrastare l'attacco del bianco sulla colonna E, dovrà eh, cominciare a portarci le torri e poi aprirla. però al momento questo alfiere è completamente bloccato, non ha posizioni dove poter andare quindi se si vuole togliere di mezzo questa alfella, la donna si dovrà spostare e la manovra è abbastanza meccanica. Comunque, come vedremo il non ha problemi a difendere la colonna. Ok. Qui poteva forse starci cavallo di 4, una mossa molto um, speculativa in qualche modo. Che apre questa linea d'attacco, quindi qui chiaramente è in pericolo il cavallo. Inoltre questo cavallo minaccia eh, varie cose, tra cui anche cavallo F5 che creerebbe un attacco di scoperta sulla donna se venisse preso dall'alfiere. Eh, quindi questo cavallo non può rimanere qui. Ora questa variante non è stata giocata, però dopo alfiere B4 il al bianco si è già scoperto l'attacco alla GX sulla donna avversaria e il nero deve stare molto attento. Un piano potrebbe essere semplicemente spingere f4 e f5 per attaccare questa alfiere, un dato, però dopo g5 la manovra si ferma. Inutile dire comunque il bianco qui ha un certo vantaggio di attacco. Ok, viceversa, Carsten, giocatore di e1, ancora su questa colonna va sempre bene, e donna f8 toglie la donna dai pericoli ora si potrà effettivamente spostare l'alfiere senza troppe preoccupazioni ok ora giocate effettivamente cavallo D4 sempre soliti problemi su questa casa quindi Wifan non vede l'ora di cambiare lo fa e eh, viene ricatturato dei alfiere, chiaramente questo per sbloccare l'attacco sulla colonna pete e creare eventualmente disagi per un cambio su F6 che impedonerebbe i pedoni Ecco perché ancora Wi fan cambia, quindi grande semplificazione dei pezzi e donna per D4. Poteva risultare più ottimale anche la cattura con il pedone, perché almeno bianco si spedonava. Il problema è che ehm, in qualche modo si blocca così anche l'attacco del bianco, perché ora non può spostare questa alfiere, possono avvenire cambi sulla colonna E e la donna bianca rimane un pochino non troppo attiva. Viceversa con Donna per D4. Ora ci sono molteplici minacce che il bianco può portare a termine: attacca la GX su E8 e l'attacco su F7. Per cui momentaneamente la Donna nera è sovraccarica sia nel difendere la torre che il pedone G7. Comunque, dopo al fiere D7 si aggiunge un altro difensore alla torre. Quindi la Donna potrà tranquillamente stare a difendere questo pedone. Ok, piuttosto che cambiare subito, meglio espandersi. Tanto ehm, non c'è fondamentalmente verso per il bianco di conquistare completamente la colonna E. Quindi, tanto vale crearsi un vantaggio di sviluppo sulla la, di re. Wiffan non tergiversa ulteriormente, cambia le torri e si prepara a liquidare tutta la pressione sulla colonna E portandoci l'altra torre, carsen cambia, deve riprendere dal fiere, altrimenti perde. G7, e questo lascia il nero un pochino più passivo quindi il bianco ha sia guadagno di maggiore spazio grazie ai propri pedoni sull'ala di re che il vantaggio di sviluppo dove i pezzi sono molto più attivi Tuttavia, il nero non ha grosse debolezze perché questi pedoni, tutti i pedoni del nero sono in qualche modo eh, ben difesi si difendono tra di loro e sono difesi dai pezzi ok Carlsen cosa fa? Prova a. Ad attaccare B7 non è chiaro qui servono qualche reazione per evitare il matto. C'è da stare un attimino attenti, perché eh, la semplice spinta che sembra bloccare questa iniziativa. In realtà, indebolisce la struttura pedonale del nero, e dopo donna 4, non è più possibile neanche frapporre l'alfiere qui non si vede come il nero possa evitare al bianco di penetrare nelle difese, Quindi ad esempio C6 d'accordo, l'unica a questo punto. Dopodonna D4, questa non è comunque super attiva, attacca a questo punto. Minaccia di entrare, quindi bisogna proteggere. Vediamo tutti i pezzini che sono bloccati in difesa. E ora A4 per aprire la difesa del re Qui se il pedone viene preso, facendo una scacco: e dopo che il pedone è catturato, varie possibilità, cioè, sia un attacco doppio immediato. Su c6 è possibile anche ritirare la in f1 per attaccare a6 situazione abbastanza pesa da gestire per il nero viceversa eh, se non venisse preso ma il pedone si giocasse ad esempio d5 c'è cioè comunque la spinta a5 e ora ottimo avamposto per la donna che riesce a penetrare in attacco e fare sfascelo. ok quindi piuttosto che giocare b5, l'altra alternativa è eh, unica c6. Perdone, tanto è difeso dall'alfiere, quindi questa inchiodatura non può essere sfruttata. Si prosegue con alfiere f1. Ora minaccia alfiere per a6 perché il pedone b7 è inchiodato, quindi va spostato il in re. In C8 e ora g5. Eh, questa forse è una mossa che ehm, poteva rende la visione più facile al nero Difatti se il nero cambiava effettivamente questo pedone f per g c'è l'opportunità di giocare f, per f f5 ok nero non si crea un pedone passato però se se lo creasse sarebbe sicuramente una cuccagna perché qui il bianco può catturare un passante il problema però è che dopo donna per f6 il nero si è completamente sbloccato ora anche la donna è attiva e l'alfiere potrà scorrazzare eh, lungo questa diagonale. Ok, eh, però UIFAN non gioca niente di tutto ciò, gioca piuttosto donna e 7. Anche questa mossa è abbastanza eh, insomma, capibile: la donna su colonna aperta si riattiva in qualche modo. Ok, anche per G5 questo cambio non crea nessun vantaggio per nessuno, entrambi ora si ritrovano con pedoni isolati la mossa tocca al bianco donna di 4 ok possibilità di entrare in attacco uno di questi punti come anche passare magari sull'ala di donna viene bloccata chiaramente l'iniziativa sull'ala di re e sull'ala di donna al momento mh, non c'è molto da fare però Carson ci tenta lo stesso ora eh, questo pedone è nuovamente inchiodato sulla donna stavolta quindi c'è minaccia di alfiere per A6 per cui di 7 interrompe l'attacco a raggi X, quindi evita che si possa catturare in a6 ora. E viene giocata a 4. Ok, eh, quindi anche eh, sull'ala di donna Carson sta cercando di espandersi. Ok, si prosegue con donna di 8. Limita un po' il movimento della donna bianca e di questo pedone. Eh, donna G1 quindi nuovamente cambio di fronte vedete le donne sono sicuramente molto molto rapide a cambiare fronte ora eh, nuovamente Carsen attacca sull'ala di re, donna E7 si prepara a difendere e donna G6 con minaccia su questo pedone ora come fare a difendere? c'è una versione passiva con donna F8 comunque va bene ma lascia la donna nera abbastanza eh, nelle retrovie oppure una versione più attiva che prevede donna e 1 un attacco su alfiere quindi questo guadagna un tempo semplicemente l'alfiere si sposta in d3 e eh, donna h4 che difende sia questi pedoni che allo stesso tempo attacca i pedoni del bianco e il pedone h3 è attaccato doppiamente quindi qui il bianco deve trovare qualche eh, misura ci potrebbe stare F5 però blocca questo pedone su casa chiara cosa non proprio simpatica per l'Alfere chiaro che si vede un po' le ali tarpate pertanto Carlsen preferisce giocare Alfere F5 e qui viene cambiato e eh, donna per F5 scacco quindi Carlsen nuovamente con lo scacco ha il vantaggio della mossa Beh, ne deve perdere un tempo a difendere e il problema però che ora il Nero comunque attacca due pedoni, quindi Carsen deve stare attento. Bene giocata, c4, in ulteriore mossa che guadagna spazio e re c7. Il re quindi si riporta in una situazione um, un pochino più offensiva, non ci sono da temere scacchi in fondo perché tanto eh, il bianco poi non riesce a sfondare visto che il re nero può in qualche modo sufficientemente difendere tutti questi pedoni ok eh, qui forse ci poteva stare donna g4 cercando un cambio delle donne eh, perché se così mh, il nero non fa esposta la donna poi è probabile che dopo questo scacco uno di questi due pedoni cada però c'è un trucchetto perché il nero può cambiare donne, effettivamente questa sembra una struttura molto favorevole, i pedoni non sono più isolati, però sono affiancati, il re bianco è un po' più lontano del re nero, questo rende possibile la spinta F5. Chiaro se questo pedone viene preso, poi diventa un grosso problema per il bianco gestire il pedone H, quindi eh, dopo la spinta presumibile migliore è G5, e comunque crea comunque un primo passato però dopo che il nero ha cambiato FPG 5 il re nero fa prima arrivare sui pedoni e eh, dopodiché c'è da contare le mosse ma il nero è avvantaggiato perché ha più mosse a disposizione è chiaro che qui il primo re che è costretto a muovere perde il proprio pedone quindi più i re stanno fermi meglio è questo è un altro tema dei finali ora il nero deve cercare di forzare il bianco a muovere il re Mettendolo in zuzuvang, cioè non concedendogli altre mosse. E con A5 di fatti blocca la possibile avanzata del pedone B. Quindi il bianco resta soltanto da giocare C3, dopodiché il nero perde un'altra mossa. E C5 che rafforza comunque il controllo di B4. Ora, se non vuole perdere il pedone, è costretto il bianco a concedere questo pedone passato al nero e la festa finisce presto perché con tutte queste minacce il nero riesce a promuovere almeno uno dei pedoni. Ok, quindi non giocata donna g4 da parte di Carsen, Ma gioca donna 5 scacco. È ancora qui il re è costretto a muoversi, altrimenti perde un pedone. Eh, se frappone ad esempio in b6, e, e comunque il bianco poi manteneva l'attacco. Quindi si prosegue con donna d2. Viene minacciato questo pedone. Quindi anche se il nero cattura ad esempio. H, H3, il bianco si rifà forte al centro eh, difende, ad esempio donna per H3, donna per D6 ora l'attacco più forte è chiaramente quello del bianco che fare? Quindi re D7 il re difende questo pedone e nuovamente minaccia di catturare in H3 quindi 5, viene sparata quest'altra cartuccia Carsen Cerca nuovamente di sfruttare un'inchiudatura stavolta sul pedone D6. E qui eh, è chiaro che non c'è modo di difendere direttamente questo pedone. Quindi, unica a spingere. Dopodiché, donne 3, viene difeso H3 finalmente. E donna H5. Donna G3. Ancora il nero deve stare attento a questi due pedoni perché c'è lo scacco. In G7, pertanto, viene giocata donna F7, blocca lo scacco, riporta la donna nera al centro, la donna G4, scacco. Ok, che fare? Ancora piena di possibilità, Wifan sceglie eh, per un F5. Guarda un tempo, quindi, bloccando lo scacco, la donna si sposta, c'è sempre nuovamente la solita minaccia, quindi la donna nera non si può allontanare troppo. Ehm, viene giocata un F6 con scacco e Carson decide di frapporre le donne. Ok, questa è una mossa abbastanza psicologica perché eh, ormai due giocatori erano a corto di tempo quindi qui ci poteva stare eh, chiaramente un, um, un cambio di donne veloce. Le alternative non sono così rosee perché eh, l'altra cosa da fare, ad esempio, ad esempio, provare a spingere D4 per scacciare la donna e poi magari sfruttare uno scacco di scoperta ma si va poco lontani. Dopo la domanda di 2 di 3 diventa rischiosa perché poi si perde il pedone. Infatti, basta questa spinta, e poi mh, non si capisce bene come il nero riesca a difendere questo pedone. Quindi, eh, in poche parole, il nero rimane con questo pedone un po' a mezzo tiro. Mh, potrebbe essere un'altra debolezza da gestire per il bianco. Quindi, viene evitata questa variante e vengono cambiate le donne. Ok, qui siamo al punto clou della partita. Perché se vedete la struttura pedonale sembra da un punto di vista della coordinazione migliore quella del nero. Infatti c'è questo pedone doppiato del bianco, però il pedone doppiato del bianco è molto utile perché controlla queste due case. Il re nero tra l'altro è un pochino più arretrato verso il centro rispetto al re bianco e il bianco potrebbe balzare abbastanza in fretta al centro e attaccare i pedoni ok però mh, per ora nessun problema perché il re nero può comunque entrare a difendere ad esempio in e6 ok quindi che fare? Ui fan qui ha giocato h5 è grave errore perché ha forse frettolosamente trascurato una forte debolezza che ha la struttura pedonale del nero in questa posizione ossia sì, la debolezza del pedone b7 mentre il re nero è chiaramente bloccato, specialmente dal pedone C5, il re nero non può penetrare nella struttura più difensiva del bianco, il re bianco viceversa sembra avere un'autostrada che lo conduce a B7. Ok, vediamo quindi cosa è successo in partita, Carsen ha sfruttato proprio questa debolezza, entrando con il re in B4 e a questo punto è abbastanza troppo tardi per prendere provvedimenti. Sicuramente, re bianco come minimo riuscirà a entrare in A5 e Wifan deve cercare in tutti i modi di bloccare l'avanzata di questo re, quindi, re c8 deve rimanere in difesa per poter entrare in c7 al momento giusto e re c7 per bloccare questa avanzata. A questo punto, però, il problema è che il bianco ha a disposizione mosse che mettono in zuzzvangh il nero. Fondamentalmente il nero qui esaurirà le mosse di pedone possibili. Ok? difatti fatti gioca subito H4. E a questo punto che fare? O si spinge questo pedone. Però abbiamo già visto che a prescindere dal fatto che possa cadere nelle grinfide del re bianco questo pedone eh, il bianco se ne può fregare perché ha un'ulteriore mossa B4 a disposizione per i propri pedoni. Chiaramente non C3 perché il pedone sarebbe stato semplicemente preso. E ora il nero deve spostare il re e il bianco entra. Quindi piuttosto che indebolirsi questo pedone, wi fan gioca subito Re B8 lasciando okay, entrare il re. È chiaro che qui ancora non sembra... Nulla di compromesso perché il re nero potrà and andare avanti e indietro qui intorno. Difendere questo pedone. Sembra tutto regge perché certo il bianco non può sfondare solo di re. Il problema, però, è in queste strutture che quando il re è così avanzato contro la struttura pedonale avversaria, si può fare breccia con i pedoni che vengono da dietro. E fondamentalmente è quello che succede: infatti, Wifan sposta il re. Ancora una volta, questa spinta non funziona sempre per B4. Comunque, eh, non cambia niente. E comunque, dopo Re C8, viene giocata lo stesso B4. Qual vale è l'idea? Spingere e sfondare questi pedoni. Dopodiché potrebbero cadere pedoni fino al centro della scacchiera. Ed è proprio più o meno quello che succede. Re B8 non rimane altro che temporeggiare qui per il nero. B5 il pedone va preso e dopo questa cattura si arriva a questa posizione che ancora non sembra compromessa perché il nero può cercare di rientrare al centro il problema è che ancora una volta il bianco ha a disposizione eh, la possibilità di mettere in zuzvang il nero con la spinta c3 ok e ora che fare qui Wifan Fan ha di fatti abbandonato perché è abbastanza semplice che qui il nero deve per forza muovere il re Poniamo lo riporti in c8 per continuare a difendere questo pedone qui il bianco può semplicemente spingere se viene cambiato e poi il re bianco entra e cattura d5 quindi magari re c7 cerca di temporeggiare ma il re viene adescato in b7 e poi il bianco fa fuori questo pedone e vince facile le altre alternative potevano essere ad esempio eh, con mossa nero re d7 c'è sempre il b6, il nero deve difendere il pedone, si spinge, solita solfa e Il bianco va a catturare d5 Idem in caso di re d8 Qui ci può anche stare subito la spinta Tanto eh, poi questo pedone verrà cambiato o si cambierà subito Dopodiché il bianco va a papparsi in d5 Ok, ma vediamo cosa è andato storto Quindi il nero sul punto caratteristico della partita doveva evitare questa entrata del re bianco. E quindi piuttosto che giocare a5, che tra l'altro si toglie una possibile mossa di spinta per perdere tempo e evitare lo zuzwang dopo, eh, qui la mossa giusta era a5. Ok, non è tutto facile lo stesso, perché c'è da vedere che succede dopo b4. Infatti, qui se il nero cattura questo pedone si rientra nei soliti problemi: re per b4. Ora, nuovamente c'è questa entrata. Poi, eventuale spinta del pedone cade questo, e poi probabilmente cade tutto il resto perché il nero è bloccato in difesa. Con re. Quindi re c7, re a5. Nuova minaccia di entrare in b6. Quindi, non si può spingere il pedone. Il nero può decidere quale pedone spingere, ad esempio d4 però H4, ancora una mossa a disposizione nero e a questo punto per vincere basta giocare B4 perché ora bianco può sfruttare l'indebolimento di questo pedone il re nero non ce la fa a raggiungerlo può cercare di trovare contro gioco da questa parte ma non è sufficiente perché dopo Rc4 si può provare a difendere il pedone con l'altro pedone ma il pedone è passato lontano costringe il re nero a togliersi di mezzo e in qualche modo il bianco fa fuori i pedoni poi vince ok quindi a per b4 dopo questa spinta del bianco è fuori discussione ok cosa deve giocare quindi il nero deve perdere un tempo fondamentalmente andare in d8 Okay, deve stare molto attento qui il nero a quello che fa perché un'altra opzione che ha il bianco abbiamo visto è quella di giungere e far fuori F5 quindi qui ci sono due opzioni per il bianco o prova questa strada appena detta andando a far fuori questo pedone questo non è un problema perché il nero fa fuori il pedone B dopodiché si crea questi due pedoni contro l'unico pedone C del bianco se il re bianco si allontana troppo per scortare il pedone sulla re e poi questi due pedoni possono crearsi un pedone passato deviando il pedone sci. Ad esempio eh, dopo re 5 il re nero può venire in aiuto a bloccare questi pedoni e il re bianco non potrà mai abbandonare questi due pedoni perché da soli possono crearsi un pedone passato e vincere. L'altra opzione è prendere chiaramente in a5 però... Qui che succede? Il re nero si può riportare in d7 ora è in una posizione in cui può fermare attacchi da entrambe le parti è importante trovarsi in questa posizione con mossa al bianco infatti se il bianco va in d4 il re viene bloccato con re6 e 6, non può entrare in e5 e allora che altro fare? Provare ad esempio andare in b4 per spingere e poi sfondare similmente a prima la differenza però è che ora non c'è più possibilità per il bianco di sfondare con i pedoni, perché questi pedoni non possono più attaccare i pedoni neri, quindi qui il nero basta che rimanga a difendere, ora può perdere tempi all'infinito, basta difendere il pedone a 6 e il bianco non può penetrare, non c'è modo di sfondare. Ok, eh, talvolta gli scacchi sono veramente crudeli, anche in questo caso ne ha fatto le spese Huifan che dopo una semplice imperfezione si è vista sfuggire una partita giocata piuttosto bene non troppo aggressiva da parte di Carlsen, però eh, è implacabile questo ragazzo non ha lasciato veramente scampo, un piccolo errore, una perdita di un tempo e la partita è volata Ok, quindi il tatastila è finito e Carlsen è riuscito un'altra volta a trionfare nonostante Caruana gli sia stato sul collo fino all'ultimo turno, eh, ciò cioè non è bastato, Carlsen trionfa con un punto pieno di vantaggio su Caruana, primo inseguitore. E ora è tempo di cominciare a pensare al torneo dei candidati che si svolgerà verso marzo e da cui uscirà uno sfidante per il campione del mondo, vedremo un po' chi sarà. Ok, quindi per questo video è tutto. Ci vediamo alla prossima, a presto e ciao ciao.